Cari fratelli nel sacerdozio, fratelli e sorelle, giovani qui presenti, tutti voi già penso che la maggior parte hanno una esperienza, una storia, e questa storia non è se non la espressione della ricchezza dello Spirito del Signore dentro della sua comunità, dentro della sua Chiesa. Io non vi posso parlare della vostra esperienza, vi parlo di quella esperienza e penso che il condividere la esperienza è un modo di aiutarci mutuamente, come pure un modo di conoscere le difficoltà o il modo come il Signore realizza il suo progetto di salvezza in mezzo, no, in questo mondo. Sono un sacerdote passionista che il Signore nella sua bontà e nella sua misericordia volle invitare a lavorare nelle parti più bisognose ed abbandonate della sua vigna, dove lui ancora soffre, dove lui ancora è oltraggiato nella sua dignità, è condannato a morte e ucciso nella persona, nelle persone vittime della ingiustizia umana, vittima dell'indifferenza di molti che pure si dicono cristiani, cattolici, vittime di un sistema, il sistema del primo mondo, per il quale i nostri fratelli e sorelle delle 1350 comunità indigene e i fratelli e sorelle delle comunità meticce dell'Amazzonia peruviana sono considerati o cani, cani che devono essere uccisi, cani che devono essere cacciati dai loro territori, non possono mangiare più nel piatto nel quale hanno mangiato da secoli, perché le loro terre, il loro territorio devono essere consegnati alle multinazionali del primo mondo per metterle poi al servizio del primo mondo, o sono considerate, se non sono uccisi come cani, sono considerate persone di seconda categoria, destinati ad essere schiavi, schiavi del secolo XXI, al servizio degli interessi o dello sviluppo irrazionale del primo mondo e del sistema e del modello di vita insostenibile del primo mondo. Sono 46 anni che condivido la mia vita con questi fratelli ultimi. Per questo vi dico con molta chiarezza, penso che molti voi fratelli e sorelle sacerdoti che sono vissuti da tanti anni in una zona di missione, penso che hanno fatto la stessa esperienza. Il convivere, non il parlare, il convivere con gli ultimi e con gli esclusi del sistema mi ha cambiato la vita, mi ha cambiato la vita. Non vedo la realtà politica, religiosa, sociale con gli occhi delle persone del primo mondo, no. Non leggo la storia come viene presentata dai difensori del sistema, no. Leggo la storia, vedo la storia e la leggo e leggo questa storia con gli occhi delle vittime, degli esclusi. E quando si legge la storia con quegli occhi è totalmente differente. Quello che forse voi chiamate sviluppo, per noi è solo distruzione e morte. E quello che voi chiamate civiltà non è altro che
barbarie del secolo XXI. Come sono trattati i nostri indigeni? Non solo sono stati mitragliati dall'elicottero, non solo sono stati eliminati con la guerra chimica, hanno sparso il vaiolo, non solo li hanno eliminato dando sacchi di zucchero mescolato con stricnina, non solo hanno dato sacchi di sale con arsenico, non solo questo. E questo l'hanno fatto davanti alla vista indifferente di tutto il mondo, senza ricevere. Dove sta questa Chiesa che noi professiamo una? È veramente una? Ci sentiamo noi solidali con quei nostri fratelli? Sappiamo dare, prendere la difesa, la loro difesa contro i poteri economici e politici che distruggono il loro futuro, distruggono la loro vita? Sono esseri umani come noi, chiamati alla vita, a una vita degna come noi, hanno lo stesso diritto che noi. Però tutti silenzi. Si è usato il metodo della sterilizzazione, perché la finalità del sistema del primo mondo è eliminare ai nostri indigeni. E allora c'è il programma, un programma di sterilizzazione contro il quale siamo insorti, però attirandoci tutte le ire del sistema politico e economico. Donne sterilizzate, centinaia e centinaia di donne indigene sono state sterilizzate senza che loro sapessero niente. E questo con l'appoggio di organismi internazionali, i quali dovrebbero stare al servizio della difesa dei diritti della persona e della dignità delle persone, però no. Le entità internazionali stanno a servizio degli interessi economici del primo mondo. È per questo che si fanno le guerre, per interessi economici, e tutti approvano. Noi che viviamo là consideriamo questo una barbarità. E ci domandiamo perché i cristiani stanno lì. Dove sta la forza? Quella forza del Vangelo non è per addormesare, come dite voi, per addormentare, no! Il Vangelo è il lievito. È il lievito per cambiare. È il cristiano, per questo siamo cristiani. Però forse ci siamo accomodati al sistema. E da sale, che ha la forza, che deve avere la forza di salare, di dar sapore alle realtà umane, al lavoro, alla politica, all'economia. Da sale ci siamo, e per utilizzare una espressione di Cristo, il Maestro, siamo diventati sale insipido. Non serve per nulla, buttato. Chi si accomoda al sistema è complice di tutte le barbarità che commette il sistema, sia che sia cosciente o sia che sia incosciente, però è un complice. La forza militare, un altro mezzo che utilizza il sistema economico per adueñarsi, per appropriarsi della terra della nostra gente. E la nostra gente viene considerata come nemica del progresso. Quale progresso? Nemica della civiltà. Quale civiltà? La civiltà dell'Occidente? Sono stato ferito quando alcuni mi hanno fatto la domanda: ma come se i nostri indigeni fossero senza civiltà.
No! La civiltà non significa tenere cose. La civiltà significa vivere e trasmettere valori etici, umani, morali, cosa che la civiltà di Occidente non ha. Mentre lì sì, loro hanno la loro civiltà che vogliono distruggere. Hanno utilizzato pure un altro metodo, il metodo della legalizzazione della illegalità e della sistematica violazione dei diritti umani, perché il sistema non vuole presentare la parte negativa e allora vuole presentare e stiamo attuando conforme alle norme legali. Per questo nel Perù ci sono, soprattutto sotto il passato governo, si sono stati promulgati più di 100 decreti anti-amazzonici, anticostituzionali, che consentono la violazione diretta e esplicita dei diritti della nostra gente. E giustamente alla radice della grande protesta amazzonica che ebbe luogo da aprile-giugno del 2009, la radice di questa protesta amazzonica sono questi decreti. Tutti il popolo amazzonico, indigeni, ci siamo riuniti per difendere la dignità della nostra gente. Con loro abbiamo condiviso la strada, con loro abbiamo condiviso le lotte, sempre pacifiche. Gli indigeni non sono violenti come lo presenta il sistema. La violenza sempre procede dal sistema, perché il sistema vuole imporre la sua legge che è dominio, distruzione e morte. 3 mesi l'abbiamo passato con loro, nella strada, perché la protesta sociale era l'unica arma che stava nelle mani della nostra gente per difendere la propria dignità e il proprio futuro. E abbiamo terminato la protesta solo quando abbiamo conseguito che il Congresso deroghi 2 decreti che erano micidiali per la sussistenza della nostra gente. Però, cari fratelli e sorelle, forse voi pure avete fatto avete fatto la stessa esperienza. Quando si vive con un popolo vittima, non si può restare con le mani, non si può restare sempre con le mani conserte. Dio non ci ha detto beati gli stupidi. No. Sì, ci ha detto siate semplici come colombe. Semplicità non significa stupidezza, stupidità. Nunca mai il Signore ci ha detto siate tondi. E allora il partecipare, ho fatto quello che la mia fede mi chiedeva di fare e l'ho fatto in forza della mia fede. E quando si fa il dovere, quello non è motivo di orgoglio. Ho fatto il mio dovere, stop. Però ricordatevi sempre, chi si pone della parte di Cristo e mettersi della parte di Cristo non è solo inginocchiarsi, non è solo dire un Padre nostro. Mettersi da parte di Cristo significa mettersi sul serio, non solo con parole, della parte dell'ultimo, dell'escluso, della persona alla quale si nega il diritto di essere e si negano i diritti di essere conosciute come persone. Bene, mettersi da parte degli ultimi significa rivivere la passione di Cristo. Dal 2006 fino al 2012 sono ritornato quando mi hanno assolto. Ho dovuto passare per differenti processi
è tutta causa per aver preso fatto mia la causa del mio popolo, di quel popolo al quale il Signore mi ha mandato a lavorare. Con loro abbiamo condiviso tutto, con loro siamo stati denunciati. 3 anni l'ho passato in con libertà condizionale, non solo io, altri dirigenti di organizzazioni di base, giovani, padri di famiglia, che non hanno avuto il timore di arriesgare, di mettere in pericolo la propria vita per difendere il proprio popolo. Bene, il Signore mi ha liberato, se sono qui è perché Lui ha preso le mie difese, perché io avrei dovuto essere ucciso il 15 di agosto del 2007. Però la persona che era stata pagata per uccidermi si suicidò poche ore prima di uccidermi, e poi quelle stesse persone che avevano pagato a questa persona per uccidermi mi denunciò come assassino, come complice della morte di questo signore. Vi ricordo che sì, questo mi ferì il cuore, perché essere un sacerdote, essere accusato di assassino, bah, non è tanto come si chiama, no? Non è una lode, non è. Però grazie a Dio si è superato. Il Signore mi ha dato la forza, e mai ho sentito più vicino a me il Signore da quanto, ecco, in queste circostanze difficili l'ho sentito più vicino. Se sto qui è grazie a Lui. Però, cari giovani, qui vedo molte facce di giovani, però il giorno 21 aprile ho tenuto un incontro con i giovani, più o meno della stessa quantità di voi qui, era responsabile della Tentopoli di San Gabriele, a San Gabriele della Dolorata, in Teramo. E gli ho detto cose, quelli che stanno qua, in questo messaggio. Quello che vorrei dirvi, e nelle conclusioni vorrei dirvi, è stiamo vivendo in un cambio di epoca. Questo cambio di epoca esige da noi un nuovo modo di essere cristiani. Dobbiamo recuperare le conseguenze sociali della nostra fede. Abbiamo ridotto la nostra fede a un assunto personale, slegato da tutte le conseguenze sociali. L'abbiamo separato, dobbiamo recuperare. E oggi come oggi, sempre alla luce della mia esperienza, non parlo dell'esperienza di altri perché non la conosco, però alla luce della mia esperienza penso che una delle azioni principali che dobbiamo fare noi cristiani oggi è cambiare le strutture di ingiustizia con strutture più giuste. Questo dipende da noi, non lo fanno i grandi. I grandi non cambiano le cose. Sì, opprimono, questo sì. Cambiano i modi per opprimere alla nostra gente, però non per cambiare, per rendere che questa nostra storia sia una storia più umana, no. Una storia di cannibali, così noi vediamo la storia. Il primo mondo vede che sia il desarrollo, e sviluppo. No, non è sviluppo, è storia di cannibali. Una storia che non si fondamenta sopra il rispetto dei diritti fondamentali della nostra gente. Non è storia, è distruzione e morte. Allora, come cristiani, mettiamoci in marcia, non stiamo lì con le mani concerte. Oggi la tecnica ha messo nelle nostre mani, e soprattutto nelle vostre mani, mezzi, no, che possono rivoluzionare il mondo pacificamente, non con la violenza. Perché non si utilizzano per creare un'opinione a livello mondiale di pressione sopra i poteri economici e politici perché si cambiano
queste strutture di ingiustizia con strutture più giuste, dove siano eliminate le disuguaglianze sociali. Chi le devo fare? Il Signore non fa niente senza di noi. Non è che non lo potrebbe fare, lo potrebbe fare, però non lo fa. È un prigioniero nostro. E allora mettiamoci all'opera. Per questo siamo cristiani, non siamo cristiani per mettere al sicuro la salvezza della nostra anima. Siamo cristiani per fare realtà in questo mondo il progetto di Cristo. E nella misura che lavoriamo nella realizzazione di questo progetto ci salviamo. Non è al contrario. Globalizziamo la solidarietà. Perché oggi la globalizzazione è della insolidarietà. Allora, globalizziamo la solidarietà, il rispetto dei diritti umani. E se veramente ci sentiamo chiesa una, e allora come posso essere felice io se so che quel mio fratello là, quantunque abbia una cultura differente, è mio fratello, è parte della mia umanità, come io posso stare tranquillo se so che lui viene oppresso? Come posso? E allora facciamoci, vediamo, viviamo questa realtà che professiamo con le labbra, mettiamo in pratica, sodalizziamo il nostro essere cristiani. E penso che questo sia un impegno che ci deve, no? Impegnare a fondo, vero? Perché a volte quello che ho visto qui ritornando da là è che si realizzano sì belle, spettacolari celebrazioni, però poi il compromesso e l'impegno sociale non c'è, l'impegno sociale cristiano non c'è. Mentre è questo impegno sociale cristiano che oggi dobbiamo riscoprire in forza della nostra fede. Altrimenti fede è evasione. Questa fede evasione non salva, ti condanna. Cari fratelli sacerdoti, vi chiedo scusa. Come pure chiedo scusa a tutti voi se ho detto qualche parola, espressione un po' forte o che abbia ferito la vostra sensibilità. Però sì, quello che vi chiedo è una cosa. Io ritornerò, se Dio vuole, nel mio posto, fino a quando il Signore vorrà, il 1° di giugno. Aiutateci a far trionfare la giustizia. Dipende dal primo mondo, perché quello che la nostra gente sta soffrendo è a causa del sistema del primo mondo. Aiutateci allora, cambiate qualcosa. Gioventù e cambio, muovetevi. È questo che vi dico, accompagnateci, dateci una mano, perché la nostra gente possa recuperare la sua dignità, quella dignità che Dio gli ha dato e che i potenti di questo mondo gli hanno tolta. Non lo vamo a permettere fino a tanto che il Signore ci darà la forza di andare avanti con loro, camminare con il popolo. È quello che il Signore mi chiede a me oggi e forse lo chiederà a molti altri che faranno la stessa scelta. Accompagnateci e preghiamo mutualmente. Grazie.